Siamo con Fabrizio Lorenzi del Consiglio Direttivo dell'Associazione Linea Verticale che coordina le gare di sci alpinismo in Ossola Valsesia e Canton Vallese e che non a caso è fra i due componenti fondamentali, le colonne portanti di questa manifestazione, il San Domenico Winter Triathlon, e quindi a lui diamo la parola per capire come si svolge la seconda sezione, appunto non potremo più dire la seconda delle tre sezioni perché il triathlon è diventato un duathlon. La seconda sezione sarà una gara di sci alpinismo in verticale, praticamente un vertical, compreso da 1100 metri di salita, con uno sviluppo di circa 7 km sulle piste del San Domenico di Ciamporino. Praticamente si parte da San Domenico, si farà un pezzo di strada, poi si attraverseranno due volte la pista, però la pista lì verrà chiusa, grazie al comprensorio, a San Domenico Ski verrà chiusa, e dopo da lì si arriverà a Ciamporino e da lì si prenderà ancora un po' di salita sotto la seggiovia, la CD4, che porta al Dosso, dove vi sarà l'arrivo. Soffermiamoci un attimo su un passaggio tecnico interessante, credo interessante anche per il pubblico che dovesse esserci a San Domenico ad assistere al cambio mezzo. Ecco sì, quello sì è importante perché chi salirà sulla seggiovia potrà vedere metà del percorso di gara, dove vi saranno inversioni e vedere gli atleti che saliranno verso l'arrivo. Ecco, ma il cambio mezzo come avviene? Allora, il ciclista arriva, molla la bici agli organizzatori. E poi si cambia, si toglie via le scarpe da bici e chi vuole mette sugli scarponi da sci e mette le pelli e va su. Ecco, e quindi sarà importante svolgere questo passaggio nel tempo minimo, perché il tempo non viene fermato. No, il tempo non viene fermato, nel tempo minimo possibile, e chi potrà usufruire può farlo partendo da Varzo con le salopette da bici, con pantaloncini corti o come è successo in passato, l'anno scorso. Ecco, quindi l'organizzazione mette a disposizione il trasporto per sì. L'Iron, per esempio, sì. Cioè colui che svolge tutta la gara cambiandosi, prima fa il ciclista e poi lo sci alpinista, l'organizzazione trasporta il materiale a monte. Sì, il ciclista, l'Iron, quando arriverà su al cambio a San Domenico troverà i scarponi, gli sci, i bastoncini, tutto pronto. Lui dovrà solo cambiarsi le scarpe con i scarponi e poi può partire nel minimo tempo che riesce. Ecco, comunque è una formula che ha avuto, appunto, il test dell'anno scorso in Val Formazza lo dimostra, ha avuto un successo e che riscuote l'attenzione e l'interesse degli specialisti, appunto degli sciatori, così come dei ciclisti che sanno sciare. Sì, quest'anno speriamo anche di avere più Iron, che è un po' più bello che fare la staffetta, che è un po' più stimolante e sportivo invece che fare le frazioni. Noi speriamo di avere quest'anno un po' più di Iron, sia maschili che femminili. Benissimo, ringraziamo Fabrizio Lorenzi e ringraziamo naturalmente l'Associazione Linea Verticale, l'Associazione Ciclistica Val d'Ossola, e in bocca al lupo per questa manifestazione.